Ciao a tutti ragazzi, sono benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi, come potete vedere, siamo su Spyro, l'alba del drago. E continueremo dall'ultima volta che eravamo arrivati a questo punto qui. Dobbiamo ancora scappare dalla cripta. Eccoci, quando vai Spyro? Dove vai? Oh, ok, eccoci qui. Cazzo. Hunter, solo un momento per rimetterci in sesto. Non avvicinatevi troppo, c'è qualcosa di strano. È affascinante come prendete forza da questi cristalli. I draghi sono davvero eccezionali. Già, a meno che quella non tenti di ucciderti. Intendo dire quella lì. Conosco il passato di Cinerea, ma Ignitus si fida di lei e io mi fido di lui. Continua, Cinerea. Spyro, tu sei un raro drago viola e possiedi molte abilità uniche che altri non hanno. Ora è il momento di risvegliare i poteri sopiti dentro di te. Fuoco, elettricità, ghiaccio e terra, Cinerea. Mentre gli altri draghi possono controllare un solo elemento, la tua esposizione alle tenebre ti ha conferito abilità assolutamente insolite. Veleno, paura, vento e ombra. Eccoci qua. Quindi adesso noi possiamo sbloccare le nostre abilità con il mana. Appunto, se scattiamo questi cristalli, ci dà, vedete, sotto là la barra che sale. Quindi spero votare fuoco, ghiaccio se mi piace camminare però. Grublin, state attenti. Yes, con R2 facciamo l'attacco qui. Poi mi ricordo che c'era pure l'attacco. Aspetta, ah no, potrei cambiare giusto personaggio. Ricordo c'era l'attacco che poteva aiutare. Vabbè, fiammeggiamoli. Ovviamente ci sono varie abilità che possiamo sbloccare, come per esempio usiamo il ghiaccio, vedete appunto che Spyro sta fermo e lancia tipo questi cristalli di ghiaccio e congela i nemici. Poi c'è la terra che è molto simpatico perché sto coso qua che investe i nemici, pure saltare addosso e gli fai volare. Poi c'è quello dell'elettricità che è fighissimo sinceramente, sta sempre fermo Spyro, ma stun i nemici, potete vedere sto qua, sta come un pazzo. Quelle di Cineria sono veleno, vento e ombra e paura. Che appunto lei è stata esposta all'oscurità e quindi ha questi poteri oscuri. Però ovviamente essendo un drago viola invece può controllare tutti gli elementi base. Ecco qua, perfetto. Sotto bruciamo tutti quanti, vai! Bruciali tutti! Ma anche ci sta aiutando, non sto notando, non mi sembra. Quindi devi picchiare un male di tutto le chiappe! Anche se non vorrei usare troppo i poteri perché mi servono. Vabbè che il cristallo ritorna a quanto pare, quindi devo stare a posto. Eccoci qua. Perfetto. Ma qua c'è una cosa nascosta che ci prenderemo assolutamente perché serve. Ed ecco qui. C'è un po' di vita. Io mi ricordavo che c'era un cristallo della vita, invece no, va bene. Facciamoci un po' di giri pure qua. Se ci sta qualcosa. No. Perfetto. Ah, che bello volare. Se tieni premuto X ti Queste fa liane ci bloccheranno il scendere. cammino. Dobbiamo trovare il modo di superarle. Aspetta, Hunter, devo controllare un po' se ci stanno zone nascoste, cose segrete. Vediamo, qui vedi che ci sta qualcosa che continua la strada. Ah, no, che non ci sta niente. Peccato, diciamo che mi sono qualcosa di nascosto. Ovviamente se premiamo X velocemente facciamo tipo questo scatto qui, avete visto, no? Ok, va bene. Possiamo bruciare. Non volevo usare cinere. Anzi, lo no, sapete cosa? Usiamo un po' Cineria, perché l'altra volta non l'abbiamo pensato proprio. Ma sì, andiamo un po'. Invece questi sono i cristalli che ci fanno potenziare, mi pare. Esatto, le gemme blu aumentano la tua esperienza, quindi ci troviamo. La vediamo tutta quanta. Bello. La cosa particolare è che quando attacchi con un elemento, vedete, ci sta, per esempio, questo è veleno e l'artiglio fa l'effetto del veleno. Stessa cosa con Spyro. Questo è fuoco e fa l'effetto del fuoco! Oh no! Ovviamente se usiamo quella della paura, cioè vedete questo effetto qua con tutte le cose di quella paura. Ah, questa cosa me lo ricordo, che cosa brutta. Allora, quindi vediamoci via questo. Che ci fanno rallentare e non possiamo volare bene, vedete?
saliamo fino sopra. Aggiungiamo questa leva. Ovviamente in due è molto meglio, perché uno si piglia la cosa, l'altro attiva queste cose che sono a tempo, se non sbaglio, quindi dobbiamo muoverci. Annaccia. Dai. Eccoci qua. Su. Ecco qua. Ok, ci siamo quasi. Ora mi devo ricordare, vanno messo di sopra. Mi sembra di no, mi serve Spyro. Che qua è una cosa dell'elettricità. Quindi serve il caro Spyro che usa la sua elettricità. Qual era questo qua? Per caricare questo coso qui. Perché se no non possiamo attivare questi. Poi ci abbiamo di nuovo Cinerea. E ce ne andiamo di sopra. Mannaccia, e sali. E questo è a tempo di sicuro. No, ecco, la cosa che detesto è che con questa palla i controlli diventano stranissimi. Ok. Piano. Perfetto. Dobbiamo fare una cosa veloce perché qua diventa un casino. No, veloce. Ok, brava. Brava, brava Cinerea. Sto facendo portare il peso alle poverine, mi dispiace un po'. No! Lo sapevo. Mannaccia. La possiamo fare. Non so quanto manca alla roba. Eccoci qua. Perfetto. Ma questo lo rilasciamo. Come si faceva così, ok. Giusto. Ed eccoci qui. C'è una luce lassù. Dobbiamo essere vicini. Ok, siamo quasi vicini all'uscita. Da questa parte. Devo sempre mostrare la Cinerea. Aspettiamo questa cosa, ci dà un po' di potenziamenti. Non ricordo che questa zona ci sta una specie di mini boss. Lo possiamo fare oppure evitare. Direi di evitare per adesso perché se no ci fa le chiappe. Andiamo prima di prendere un po' tutte le cose che ci servono. La posso livellare già, vediamo com'era. Elementi, yes, vedete? Questi sono per Cinerea. Vedete di potenziare veleno. Ok, anche se ci abbiamo potenziato pochissimo. Dobbiamo aspettare. Ok, yes, mi ricordo questo fatto. Aspetta l'altro tasto. Giustamente, stando con il controllo della Xbox, mi ricordo. Dovrebbe andare di qua. Un bel volo, non ci arriviamo. Fec. Dobbiamo prendere questo? Sembra di sì. Vediamo. Anche giustamente ci serve la zona che c'ha diciamo le cose rampicanti, se non riusciamo a salire. Se ricordo bene, questo coso qui di legno lo possiamo scassare. Non so se cucinirà pure. Forse era l'altro. No, esatto, ok, ecco qua. E ci veniva pure le cose. E mi ricordavo bene, dai. Ci saltiamo di nuovo dietro. Di nuovo là sopra. Dato che non volano tanto bene loro, vedete, volano fino a un certo punto. Però poi non è sempre così. Ok. No, devo cambiare tasto, mi dimentico sempre. Qua. Ci siamo. Prendiamoci questo. Ok. Perfetto. Dobbiamo salire qua sopra. Bene, bene, bene. Eccoci qua. Vai un attimo. E scendiamo. Vai Hunter, vai! No, fuck! Ci abbiamo pure questo cristallo qui di potenziamento. Perfetto. Piano, Cinerea, piano piano. Ce ne sta un altro pure, mi sembra. Me lo so perso forse. Spero di vedere una cosa. Ricordo che ce n'era un altro visto prima. Forse no. No, non ci sta qua. Io dove ce ne stavano tre. C'era un giro prima. Ah, vedi che ce ne sta un altro qua sopra? Mi ricordavo allora. Però come ci arrivo qua sopra? Devo salire dall'altro lato. Ok, ok. Allora ci facciamo un attimo il giro. Andiamo qua. Ah, perché sta il vento, ecco che non riusciamo a volare, vedete? Questo è l'effetto del vento. Che ci dà fastidio sulle nostre alucce. No, piano Cinerea, devi calmare, devi calmare.
fammi scendere. Siamo di qua. Perfetto, così ci abbiamo pure questo. Ci possiamo potenziare un altro poco di più con calma. Spero c'è un sacco di punti. Infatti, dopo pensiamo con un po' a lui se mai. Facciamo di qua. Mi piace tantissimo volare. Già dove l'ho detto che qua non ci dà tutta la libertà di poter andare dove vogliamo, perché c'è il vento che ci dà fastidio. Però per alcune parti del gioco può fare una bella esplorazione. Ok, là sopra ci sta il salvataggio, quindi arrivati là mi sa che vi saluto un po'. E mi dimentico sempre che se tengo premuto X mi fa abbassare di quota. Ciao Spyro, benvenuto. Dove è finito non lo so. Allora vorrei far vedere pure il bot, quello che vi dicevo, ma mi fa il culo, quindi per adesso evitiamo. Dico solo che un nemico elite si chiama. Ecco qua. Questo è il nostro golem. Dobbiamo fare attenzione perché questo ci colpisce mentre caliamo. Che bello che sei. Proseguite, io lo distrarrò. Ok, ok. Non vedo un cacchio. Tu lo distrai, Hunter, ti giuro? Oh! Perfetto. Vai veloce. Oh, che cazzo fai? Sei una pazza! Fineria, sei una pazza! Aspetta, qua ho paura che ci... La cosa è brutta questo. Ah, giustamente gioco... Ai! Ah, beh, non ho subito danno. Il gioco ti fa vedere dove colpisce. Cioè, qua ci sta qualcosa. Ah, vedi? Sempre bene esplorare, ragazzi, in questi giochi. Perché sennò non prendete le cose. Ci faccio attenzione, ma qua. Vai, have a great time! Usci nuovo? Sì, mi ha colpito pure, cacchio! Mannaggia, non l'ho visto proprio. Cineria. Oh, giusto, quick time event! Boom. E fu così che il nostro golem perse un braccio. Cos'è quello? Mai visto niente di simile. Spyro, attento. Non è naturale. Quel cristallo emana magia nera. Distruggilo subito. Questo cristallo, se non sbaglio, esatto, prende i nostri cosi di mana. Quanto pare a Spyro se ne prende molti di più di quanto ne prende a Cineria, perché Cineria è stata esposta all'oscurità. Ah, ecco qua. Nemici Elite. Per adesso noi li lasciamo stare. Vedete, il gioco ci ha detto, guarda, ci sono nemico elite, se ti interessa, cadiamo giù. Però noi per adesso lasceremo andare il nemico elite. Poi ci penseremo, curiamoci un po'. Salviamo. Olle. Perfetto. Beh ragazzi, mi sa che per questo video è tutto. La prossima volta faremo la mia parte preferita, se non sbaglio la fuga è bellissima perché ci sta una bella zona. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, non è troppo lungo, lo so, però non volevo allungarmi troppo con il video. Niente ragazzi, vi saluto e ci vediamo come sempre alla prossima, ciao!